Andiamo avanti, maleducati, yeah. Servi della greppa, vi spedereste. Non ci credo. Vi spedereste qua sullo scoglio. Signora, non ti avvicinare. Ma lei è troppo nervosa. Perché ce l'ha con tutti? C'è il protocollo, non ci do. Non ti avvicinare, cinghialone. Ma che cinghialone? Ma che sta facendo? Body shaming. Sceminga a chi non deve mettere, no, questo maleducato scostumo. Lei si deve calmare. Mi calmi. Qua stiamo seguendo esattamente il protocollo. Anzi, a proposito, signora Milda, c'è giunta voce che nonostante la quarantena un po' sia passata, lei vive ancora separata da Gesualdo. È vero. È una cosa molto difficile la separazione e la distanza, perché nonostante l'età, come ben sapete, modestamente, la mia fornacella arde ancora come un tizzone. Parliamo di Gesualdo. Che ti devo raccontare che Gesualdo durante il lockdown è venuto fuori quello che non doveva venire fuori, cioè? mannaggia quarantena. Voi vi ricordate, no? Che Gesualdo era fissato per la pulizia. Ma durante la quarantena è peggiorato. Ah, sì? Figuratevi che ieri, prima di parlare con me, si è lavato 7 volte le mani, 4 volte la faccia, e si è messo 5 mascherine una sopra l'altra. Vabbè, se sta in un luogo chiuso è normale, deve proteggersi. Ma no, quando sta a casa mi fai videochiamata. Faceva la videochiamata. Piano, esagerazione. È una sola. Lei non è più innamorata di Gesualdo, si è invaghita del nostro presidente della regione, Vincenzo De Luca. Questa è la verità. Vado per Cenzino. Dateci una borsa, un lanciafiamme, vi sconvolgeremo il mondo. Urrà! Ma è vero che lei sta ancora aiutando Vincenzino a trovare i fratacchioni? Sempre e per sempre. Cenzino in my heart. Sono 4 giorni, per esempio. Sono 4 giorni che sto facendo il servizio sorveglianza sulle spiagge. Ah. E sono 4 giorni che acchiappo lo stesso fratacchione che si mette a fare il farfallone in assembramento in acqua. Una volta con uno, una volta con un altro, ma ieri gliel'ho detto. E ti senti, Bugs Bunny, che vogliamo fare? Sono 4 giorni che tu stai nell'acqua a fare assembramento. Una volta fai il farfallone con uno, una volta il farfallone con l'altro. Che devo fare? Devo chiamare i carabinieri con lanciafiamme. E lui? E gli ha detto, signori, sono i bagnini, mica posso salvare sempre la stessa gente. Non ti avvicino. Si deve calmare. Signora Romilda, posso vedere? Si deve calmare.